Protagonista indiscusso della copertina di Maurizio Crozza, Ballarò, il nostro fantomatico Silvio Berlusconi, che tanto nostro forse non lo sarà più dopo il voto di decadenza. Decadenza su cui i parlamentari sono chiamati a pronunciarsi dopo la sentenza definitiva che condanna l'ex leader del PDL a 2 anni di interdizione dai pubblici uffici. Salvare Berlusconi è una possibilità, su questo non c'è dubbio. Se tu vuoi salvare Berlusconi sei padronissimo, anche se vuol dire che Berlusconi è padronissimo di te, scherza Crozza, rivolgendosi a tutti quei politici che voteranno a favore della permanenza del Cavaliere al Senato. Ma lo faranno con voto palese o segreto? Ed il punto è proprio questo. Il nostro paese sembra viaggiare parallelamente tra ciò che è segreto e ciò che non lo è. Che un attacco in Italia sia gratis è palese. L'anno in cui la puoi fare però è segreto. Che un senatore condannato si debba dimettere è palese. Perché adesso ci dobbiamo beccare pure sua figlia è segreto, scherza ancora Crozza, lamentandosi di quanto sia perpetua in realtà tutta questa storia. Come ricorda Maurizio, infatti, Berlusconi è stato condannato definitivamente e la legge Severino afferma che deve decadere immediatamente. Largo spazio poi alle intercettazioni operate da Putin, per finire a parlare di Grillo e della Leopolda di Renzi. Fantastico Crozza!